Buonasera a tutti, le porte della locanda si aprono, mettetevi comodi, prendete da bere e soprattutto tenetevi pronti per nerdare a D&D. Ancora una volta benvenuti nella nostra live. Buonasera a tutti. Un saluto a Francesco, Davide e Gianni. Ciao, buonasera a tutti. Allora, ancora una volta siamo qui alle prese con un probabile TPK che voglio fare, ma non ci riesco. TPK sempre dietro l'angolo. Mamma mia, che lusso. Ma più che altro godo visibilmente quando Uraghi cade a terra ogni partita. Quello è. Perché tu attacchi sempre quello più forte, non a caso. Oh no, scusami. Diciamo che è come sparare ad un coso immobile, fermo. Lascialo stare. Vabbè. Ma è più forte Uraghi o è più forte Falco? Ora Uraghi, è livello 5 Uraghi. Figurati. Vabbè, comunque, vado alle ciance. Allora, ragazzi cari, siamo qui per riprendere Averno, che abbiamo lasciato in un punto abbastanza toccante l'altra volta, però lo dirò nel riassunto. Vi ricordo gli appuntamenti di questa settimana. Non vi posso ricordare sentieri di bruma per i prossimi giorni perché c'è stato lunedì questa settimana, però settimana prossima ricordate l'appuntamento fisso del martedì di bruma, o martedì o giovedì, insomma questi sono i giorni. E una cosa importantissima è l'appuntamento invece di questa settimana, di sabato di questa settimana e di sabato 16. Ancora venerdì una volta. 16. Venerdì 16. Venerdì 16, scusate. Ancora una volta, sabato saremo alla biblioteca di Casoria per sabato. L'evento Casoria in gioco di Ludab, in collaborazione con Ludab, dove io mastererò dei tavoli e probabilmente ci sarà Francesco, Davide e altri ragazzi che verranno a dare una mano a gestire un po' il tavolo. Armando, sei proprio un figlio di Buchina, Armando. Non si dicono le parole a cinque. È un complimento. Molto colorito, però è un complimento. Sì, parlando appunto di, come devo dire, campagne per neofiti, bestemmia, insulto, sono sempre alla base della campagna. E invece l'evento del 16 di venerdì, sempre lì alla biblioteca, però saremo noi della locanda a giocare con il master, però Nico. E cosa importantissima, ci sarà il pubblico ad influenzare la campagna, la nostra one shot, insomma, quindi sarà molto divertente. Proporneremo anche la registrazione e l'evento in live quando la faremo. Esattamente. Quindi non mancate di seguirci. Detto questo, io direi che siamo pronti per mandare la sigla, quindi ecco a voi la sigla. Allora, eccoci di nuovo. E riprenderemo immediatamente con un riassuntino, anche perché come al solito qualcuno potrebbe non ricordare cosa è successo. Esattamente. Soprattutto, diciamo, quando si tratta proprio le questioni più importanti, ci sono ricordi un po', diciamo, annebbiati, sì. Allora, come ho detto prima, abbiamo lasciato in una sezione, diciamo, molto toccante, va. Soprattutto perché c'è stato lo pseudo funerale di Ward, e ricordando che Dexidor si è tagliato, ha preso le bende, si è tagliato, cioè nel senso... È un cazzo di emo. si è praticamente scarnificato in ricordo del perché compagno, mi sentivo in colpa e quindi era un gesto simbolico, come se volesse espiare la sua colpa, diciamo, in questo gesto. Ha preso le bende di Ward, se le legate anche lui al braccio, alla mano, e poi qualcuno, Uraghi come sempre, ha aggiunto era il migliore. Era il migliore.
Diana anche lei ha, diciamo, professato delle parole più per dare, come devo dire, il lasciapassare, va, all'anima di Ward, e quindi è stata una sessione abbastanza toccante. Però come storia, diciamo che siete arrivati nell'Averno, certo. Praxigor se ne è fuggito. Esattamente. Cioè, non ha voluto sapere proprio niente, ha detto al massimo vi faccio tornare indietro, e se n'è andato. Ed è rimasta con voi Lulu, diciamo la vostra pseudo guida, mettiamola così. La scrofa volante. È un elefante volante, una scrofa. E avete incontrato una donna che vi ha accompagnato a casa sua, vi ha offerto il giardino per seppellire Ward, però vi ha chiesto un piacere, cioè quella di trovare il suo amore, ok? Che lavora come guardia del... John. Esatto, John. Come guardia, che tra l'altro lo chiamano la bestia, quindi avete... La belva! La belva! Avete una descrizione precisa, diciamo, del personaggio. E per il momento è un Hellriders che sta difendendo... lei dice la fortezza lì di Elturel. Probabilmente dove c'è anche Ravengard. Quindi eravate fermi in questo punto, cioè che vi eravate rimessi in strada dopo aver dormito, essere, diciamo, rifocillati con il cibo di ancora del giorno prima, che poi è sparito, e quindi adesso siete lì a decidere il da farsi. Prego, potete iniziare. Beh, in realtà noi stavamo andando verso i ponti, che era quel... la zona che ci avevano detto che ci poteva essere John. Esatto. E quindi ci stiamo incamminando in quella zona. Sì, eravamo nascosti perché c'era un pipistrello bestia corvo che volava. Sì. Un bestia, esatto. C'era, sì. Esatto, bravissimo. Un Francesco con le piume. Esattamente. Quindi esatto. se il bestio si è allontanato, penso che guardinghi riprendiamo a... Allora, in pratica... quando alzate lo sguardo, vi ho fatto vedere quello che era, diciamo, questo essere alato, insomma, e quindi non vi ha visto, ok? Per il momento è passato oltre, quindi voi non lo vedete più che vola, e non vi ha visto, quindi eravamo rimasti che eravate nascosti. E avete guardato questo mostro andare via. Esattamente. Proseguirei verso il ponte, come avevamo detto. Sì, sì. Sempre facendo attenzione alla situazione, diciamo. Ok, perfetto. Esattamente. Allora, quando vi avviate verso il ponte, diciamo che l'ambiente circostante è molto strano, mettiamo così, perché vi accorgete palesemente che le case sono abitate, per quelle che, diciamo, possono essere delle case abitate in questo posto, però nessuno è per strada, quindi le strade sono molto desolate, ok? Ok. E in pratica siete solo voi per strada, quindi se non volete fare cose abbastanza, cioè, precise, qualcosa di preciso, arrivate effettivamente al primo ponte che vi avevano detto, che sarebbe sulla mappa questo qua. Esatto. Ok, sì. Okay. Pingalo un'altra volta, scusami, così lo facciamo vedere anche in live. Mi pare che se faccio così vi sposto anche sul posto. Ok. Ok, sì. Perfetto. Sì, sì. Vedo. Ok. Allora, quando arrivate qui, effettivamente ci sono... già in lontananza, lo vedete, delle guardie ferme sul ponte, ok? Ci sono delle guardie ferme sul ponte che stanno pseudo guardando, difendendo la zona. Dico pseudo perché non li vedete molto concentrati, anzi sono più intenti a parlare tra di loro che a pensare. Scusami, ti sento di audio. Male, ti sento sì. Male. No, ma si è bloccato. Ma non ti si vede. Cioè, nel senso, c'è bloccato il live. Un attimo solo. O da se si è staccata la webcam. La
Armando, comunque come cazzo sei brutto, mamma mia. Eccolo. No, io mi vedo un po' strano, schiacciato. Voi no? Ok. No, la tua faccia. La tua faccia di merda. Armando, quando era più ragazzo, Armando aveva i capelli fine qua. Esatto. Erano dalle sopracciglia. Partivano i miei capelli direttamente fino a dire. Poi purtroppo è invecchiato e si è tagliato le sopracciglia. Mi fa sempre ridere questo sketch, non lo so perché. Perché io ti dico sto fatto e tu mi rispondi sempre così. Che devo fare, scusami? Se sei cretino, sei cretino a prescindere. Cazzo. Allora, dicevo, trovate delle guardie a piantonare la zona, però sembrano più interessati a parlare tra di loro che effettivamente a prestare un servizio per la comunità. Ok, poi cosa volete fare? Sì. Vabbè, ma ci avviciniamo, credo. Eh sì, avviciniamo con calma. Quindi ci avviciniamo e una volta che siamo prossimi gli dico: guardie, loro fanno qualcosa? Loro appena sentono guardie si girano e fanno sì. Siamo diretti alla roccaforte. Abbiamo modo di passare? Di qua non si può passare. Perché? È vietato l'accesso in questa parte della città. A meno che non abbiate un lascia passare. Lo sappiamo bene che è vietato l'accesso e che c'è anche una guerra in atto. Siamo venuti a dare una mano. Abbiamo bisogno di arrivare alla roccaforte. Abbiamo notizie importanti da portare. Si guardano tra di loro e vedi che iniziano a parlare sottovoce. Fatemi un tiro su percezione. Subito, master. Percezione, eccolo qua. Che merda. Uraki 9 22, ragazzi. Diana 5, Dexidor 22. Allora, Dex, tu origli, mettiamo così, perché effettivamente loro stanno parlando a bassa voce, però tu concentrandoti riesci a sentire bene quello che stanno dicendo. E in pratica stanno parlando se effettivamente lasciarvi passare perché hanno bisogno di una mano, o se utilizzarvi per fare un po' di pulizia in questo lato della città. E a questo punto dico: noi, dico, lo so che state parlottando tra di voi, ma saremmo molto utili alla fortezza. Abbiamo già affrontato dei demoni, siamo ancora vivi, quindi fortunatamente sappiamo con chi abbiamo a che fare. Allora, signora guardia, aggiungo anche un'altra cosa. John è qui, John la belva, lo ha visto loro, passare. Quando dici questo nome, si avvicina a te Uraki, una delle due, e tu come fai a conoscere John? Signora guardia, abbiamo conosciuto Arkina, vero? Diana, e ci ha dato ospitalità. Veniamo da su, se così si può dire. Veniamo qui grazie a Silvira. Non conosco nessuna Silvira, ma è strano che voi sappiate il nome di John e soprattutto che sia qui in questo momento. Perché non è qui? Qui dove siamo, lui si gira intorno, dice qui dove siamo noi, no. È lì alla roccaforte. Dovremmo andare lì per l'appunto. Ma cosa volete da John? Si dia al caso che è un mio caro amico. Abbiamo un messaggio da parte di Arkina. Sua moglie. Moglie, non lo sappiamo. La sua compagna, per così dire. Vuole solo assicurarsi che sta bene, non lo vede da un po' di tempo. Ci ha chiesto questa cortesia, visto che andavamo da due parti. In effetti non lo vedo neanche io da parecchio. E non so dirvi se sta bene o non lo so. Lì c'è una guerra, insomma, capite? Allora è un motivo in più per dare una mano. Noi cerchiamo di, diciamo,
non far arrivare qualsiasi cosa lì. Voi siete sicuri che volete dare una mano agli Hell Riders? Sì, certo, siamo qui. E do un colpetto a Diana. Mentre dico certo, do un colpetto a Diana con il mio bastone. No, io sto zitta perché mi sembra di perdere tempo questi due rincoglioniti, quindi mi trattengo dal non dire cose brutte. Voi non me la raccontate giusto? No, ma signora guardia, ma perché? No, ma cioè, ma lei crede veramente che noi, cioè, rischiamo la vita ad andare nella sala alta, nella roccaforte lì? O no, Dexter, diglielo, cioè... No, infatti, ripeto, con tutto quello che abbiamo già affrontato, siamo scesi qui nell'Averno per poter dare una mano. Siamo qui a disposizione degli Hell Rider. Ma poi cosa potremmo mai fare noi, cioè, a voi, cioè... Lui si porta una mano al volto, prende il fischietto e lo suona. E vedete che dall'altro lato del ponte arrivano altre quattro creature. Creature che intense. Altre quattro creature. Infatti, vediamo che cosa sono questi besti. Dall'altro lato compaiono delle, come se fossero delle creature, diciamo, alate con un forcone. E ora ve le faccio vedere. Eccole qua. Che vi arrivano planando tutte intorno a voi. Io appena vedo che si avvicinano metto mano alla spada, ma non la estraggo. Io mi nascondo dietro Diana. Capito? Mi sono a cavallo io. Ah beh, quindi mi fermo, capito? Ah, io sto dietro di te, giustamente. Quindi io mi faccio piccolo piccolo dietro di te. Allora, in pratica vi ritrovate circondati da queste quattro creature più le due guardie. Questo che significa? Significa che avete detto volete aiutare gli Hell Rider. Esatto. E vedi che intorno a voi sono tutte adesso a cerchio. E praticamente siete proprio circondati, ok? Siete in un cerchio composto da queste sei creature. Ok. Ok? E dice, beh, io non vi ho mai detto di essere a favore degli Hell Riders. Appena dice questo, avendo capito che siamo nella merda, do una scossa alle briglie del cavallo e provo a speronarli e attraversare il ponte con un Raki dietro. Io mi stringo a lui. Mi stringo a lui proprio. Ok, mentre fai questo e lui finisce la frase, in pratica le due guardie davanti a voi è come se riprendessero le loro sembianze normali e diventano... No, sempre questi. Due diavoli. Ok? Sì. Allora, cazzo, mamma mia, ci siamo fatti fare come dei polli, ragazzi. Ma io mi dimentico sempre che prendono sembianze non loro. Anch'io. Ma allora, come dei polli, li dobbiamo speronare direttamente, capito? Così. Allora, già Diana, tu che hai fatto, diciamo, l'azione per poter scappare, ok? Fammi un tiro di destrezza con vantaggio. Anche se sono a cavallo? Con vantaggio, sì. Destrezza o salvezza un camminino? No, destrezza puro, no, in tiro salvezza. Ha fatto, ha crittato puro. Ok, invece Uraki, mamma mia. Tu fammi un tiro salvezza su destrezza. Ma che cadi giù dal ponte che finisce? Ah, bellissimo, cade nel caduta nulla. Eterna. Nel nulla. 4, cazzo! Cazzo, ho fatto 4, sono morto. Allora, in pratica, che cosa succede? Che tu dai questo colpo, ok? Effettivamente al cavallo che inizia a correre. Però è anche inaspettato per il tuo compagno, insomma, certo, questa cosa. E quello che succede è che tu corri, ma l'accelerazione del cavallo, così all'improvvisa,
e Uraghi che non si stava tenendo bene, lo spinge all'indietro e praticamente Uraghi cade. Master, come? Sì? Io mi accorgo che penso che impenna e parte, immagino, il cavallo. Sì. Vedo anche Uraghi cadere. A sto punto io mi butto all'inseguimento di Diana e raccolgo Uraghi a volo perché capisco che proviamo a fuggire. Tirami allora. Su, questo e questo. No. Allora, ci sarebbe, abbastanza forte, quindi ce la vorrei allora, diciamo che Diana che diciamo fugge, tu non puoi farci niente, insomma, ok? Certo. Perché è un'azione improvvisa che lei... No, infatti appena vedo che impenna Uraghi cade, capisco che la situazione non volge bene. Vabbè, certo. Penso è meglio scappare il prima possibile. Certo. Visto che sono confusi ancora da... Però, più che altro, ti accorgi che Uraghi sta per venire disarcionato. Mm-hmm. Quindi, se vuoi, puoi tentare di non farlo cadere, insomma, ma prenderlo a volo. Mettiamola così. Sì. Se vuoi farlo, tirami su destrezza. Proviamo. 16. Ok, quindi tu vedi la scena, vedi Diana che corre, vedi che Uraghi sta per cadere dal cavallo, quello che fai come proprio riflesso, ti butti con le braccia in avanti per prendere Uraghi e non farlo cadere a terra e ci riesci. E adesso vorrei, se sta scappando, immagino Diana. Sì, però... sì, anche perché io qualche metro l'ho fatto rispetto a voi, cioè sono partita. Esatto. Allora, quello che succede è che Diana si trova più avanti, diciamo adesso, di voi. Io posso fare un'altra cosa nel frattempo, se non andiamo ancora in iniziativa. Sì, adesso vi porto un attimo qui. Ciao Assia, ben arrivata. Ciao Assia. Ciao. Ah, allora, bella sta mappa. Vi porto un attimo qui perché questa è la situazione. Che figa. Sembra il ponte di Kazandum. Allora, quello che vedete è che Diana sta adesso molto più avanti. Tu hai Uraghi in braccio, in pratica. Ma il mio cavallo, mettimi il mio cavallo. Il cavallo. Tanto tempo perso. Ma sembra che sto a perdere. Cosa importante il cavallo, ragazzi. Mettiti a cavallo. Wow! Mettimi sopra il cavallo. Fermati, lo devo portare. Ah, il mio cavallo. Guarda qua, devo stare 3 ore a fare sto fatto e mettere a chi sono. Bel lavoro, Arna. Adesso è sugli occhi del cavallo. L'ho messo sopra il cavallo. Allora, quello che vedete è che adesso Diana sta correndo in avanti. Tu sei a terra, ti sei buttato per prendere Uraghi e... No, ma in realtà non era... Cioè, volevo prenderlo e... Capito? Prendere in braccio e provare a continuare a scappare. Sì, ma tu non stavi proprio, capito, vicino. Quindi quando hai visto che stava cadendo... Vabbè, l'ho preso a volo. Ti sei lanciato per prenderlo. Ok. Quindi il movimento purtroppo è quello. Cioè, nel senso che adesso... Tirate iniziativa, cazzo. No, tutti quanti, ok? Mi tirate. Potete scegliere tra arcano, storia e religione. Storia, perché era doppio, ma triplico. Tutti quanti è un tiro di comunità. Ognuno. È detto arcano, storia o religione. Esatto. Vediamo, potete scegliere. Devi fare 16 più 8 a Armavado sopra la 20. Sì, non ti preoccupare, mi ricordo, ogni volta la ripeto. Per forza. Solo per sottolineare che è più di 20. Tutto uguale. Proviamo 19, anzi. Vai. 10. Io ho fatto 10. In arcano. Allora, in pratica, Uraghi e Diana... Vi guardate intorno, vedete la situazione che sta diventando tragica. La situazione. Ma non sono riusciti a fuggire, sti due compari. No. Io vorrei fare una cosa, ma il master non me lo permette. Ragazzi, io vorrei castarmi, jump e saltare via. Però tu immagina che... lo so, c'ho un raggio addosso. Era meglio che lo facevo cadere a terra e moriva e io scappavo. Ma aveva visto lui, capito? Non capito cos'è in balia.
Lo sai che cos'è? Che tu immagina che tu ti stai scaraventando per prendere Uraghi, contemporaneamente di cast, di jump. No, vabbè, aspettavo che mi circondasse e poi me lo castavo e saltavo. Ok, allora comunque, quello che notate è che il ponte intorno a voi è ricoperto di rune. Ok. Questo Diana e Uraghi lo capiscono. E in pratica conoscete anche il simbolo di queste rune. In pratica attivano un sigillo di protezione dal male. Ok. Come si attiva, Master? basta che lo toccate e pronunciate la formula che conoscete. Ok? Quindi dovete toccare almeno una runa che sta sulle ringhiere del ponte per poterlo attivare. Molto bene. Detto questo, tirate iniziativa. Grande, tiriamo iniziativa. Che lota! Tiriamo iniziativa. Un attimo solo che mi si è buggato tutto. Vabbè. Ma intanto tiriamo iniziativa. Aggiorno un attimo Roll20 che... Sì. Esatto. Iniziativa. Ogni tanto fai capricci Roll20 che si buggano le schermate. Ottimo, amici ragazzi, sono anche pure quella che è libera di toccare la runa. Oh, protezione dal bene e dal male è rotta, in sti casi, spacca i culi. Ma che ne sai? Io so paladina, io so... Tu sai. Ok, allora... No, Davide, fallo più piccolino e mettilo... Sì, sto... Un attimo. Lo sentite? Sì. Ok. Master, si vedono i tuoi tiri. Va bene, ma le aggiungo 18. Vabbè, ma questo lo vediamo anche noi nella... Ho visto anche un 7 io. Sì. I marci 7, quelli grossi, una bella botta. Ok. Non so dove mettere sta cosa. Allora, qui. Il primo ad attaccare sono proprio quelle che erano le ex guardie. Ok. Le ex guardie, guardie è anglosassone. Comunque, che si dispongono così entrambe e vi chiudono, diciamo, il passaggio al ponte. Ok. Solo che una delle due, questa qua di qua, si avvicina anche a Dexidor e lo attacca. Come al solito, fa un doppio attacco. Vai. Al solito. Allora, e con entrambi ti manca. Ah, fanculo. Wow. Quindi viene verso di te, tu da terra con Uraghi tra le braccia riesci a rotolare da un lato e dall'altro e devi dare i due colpi. Agilissimo Dexidor. Diana, tocca a te. Ma la cosa principale che faccio è avvicinarmi a alla protezione, al reggipetto. Com'è che si chiama il corrimano? Sì, ma non si chiama corrimano. Comunque sì, il vabbè, comunque è coso del ponte. Chiamiamolo corrimano, ringhiera del ponte. E ponendoci sopra una mano cerco di attivare le rune e vedere se sono ancora attivabili e se c'è ancora della magia che scorre. Ok, allora quello che tu vedi è che attivi, cioè nel senso metti la mano sul ponte, sai come poter attivare, quali sono le parole per poter attivare queste rune, le pronunci e da queste rune inizia a uscire una luce blu pulsante, sempre più forte, finché non diventa quasi abbagliante per poi ritornare normale. E vedi che contemporaneamente tutte le creature che sono sul ponte cadono a terra prone. Buono. Cazzo. Ragazzi, un'ispirazione dalla chat per me. Ottimo. Wow. Ciò che dico è la nostra occasione. Fuggite. Sciocchi, dovessi aggiungere. Fly away, fool. Fly, ho un'altra azione. Un'azione di movimento, se vuoi. No, allora sto lì dove... Anzi, mi allontano così chissà che gli do là per cavarsi. C'è anche un ottimo meno 3 al prossimo tiro del Master. Corridato di cuoricino. Ma chi è che...
Grazie. Nostro amicissimo Galcun. Buona, che pro. Quindi sono tutti pro, ni guaio. Sì, muovi. Va bene, allora, visto che tocca a me, a tutte e due tocca praticamente, perché siamo uno dopo un po' l'altro. Allora, un bel dash, e usiamo tutto il movimento. Sia Dexidor che Rurachi. Sì. Io vado verso Yane e risalgo sul suo cavallo. Non puoi. Perché? No. Ti chiede metà movimento per salire. Ah, va bene, comunque... troppo lontano poi. 4... dovresti fare un dash. Sono 12, no? Sì. Col dash sì. Sì, faccio un dash, faccio. 12 arrivo qua. Io qua posso fare. Provo a salire, se Diana mi dà una mano la chiamo. Diana, aiutami! Ci vuole metà movimento. Non è questione che se ti do una mano o no, è questione che proprio non puoi. A meno che non fai una magia che ti teletrasporta su qua. No, no. Allora arrivo qua e niente, passo il turno. Ma non puoi arrivare là. Sì, perché faccio dash anche che io. Sì, ma tu non c'è meno movimento. È meno movimento. Sei vecchio e claudicante. Lo so, ho 25 io, aspetta. Allora. Quindi la zavola l'abbiamo trovata. 25 e 50. Sono 10. Dash qua, ecco qua. Qua posso arrivare. Arriva là. Va bene, ok. No, vabbè, si aggrappa alla zampa di... C'è. Mi metto lì e passo. Ok. Non allora, sparare. Quello che succede che quelli là alati si alzano in piedi. Okay. Vediamo se mi fa cambiare contemporaneamente a tutti il segnalino. No, vabbè, mi scoccio però di cambiare il segnalino. Lo cambio dopo. Comunque si spostano tutti quanti immediatamente davanti a voi. Scusate, sposto questo. E vi bloccano la strada. Scusa, ma non so proni. Sì. E quando sono proni non devi... Volando arrivano, ragazzi. Non devono usare la... Azioni si causano i piedi che volano. Sì, ti ripeto. Alzarsi da proni lo so. Ma ragazzo, si muovono gli Starman. Di velocità di volo tanto. Vabbè. E si bloccano davanti a voi. Il problema è che mo non si vede. Devo spostare un poco. Ecco qua. Vabbè. Invece i diavoli che stavano dietro... Anche loro si alzano e si spostano. Che situa drammatica, boys. Cazzo. Vabbè, ragazzi, veniamo ammazzate. Sempre l'ansia. Riesco a zoomare solo qui. Diana, tocca a te. Ah, la manina devo usare. Devo sfoderare tutta la mia forza, porca puttana. Ma una curiosità, Master, le rune si sono... No, sono ancora attive. Ok. Fermo, so io cosa fare. Dammi un attimo che devo leggere. Comunque la vedo dura se non ci inventiamo qualcosa, ragazzi. Ragazzi, ciò che faccio state mazzate. È estrarre la mia spada e puntarla verso l'alto. Con l'altra mano tocco nell'armatura incastonata un simbolo sacro. Ok. Dal cielo piove. Ragazzi, scusate un attimo. Parlate un attimo perché adesso... non si sente. Aspetta un attimo, non lo so cosa... No, è che io ho mosso un'impostazione perché c'era il riverbero. E vabbè, comunque 2 secondi e vedo di aggiustarlo. Perché non mi porta la cosa di search, no? Non lo so perché non mi fanno andare sulla... Come cazzo si chiama? Scusami, sulla fonte. Non so perché. Non c'è, ragazzi. Non c'è. Esco con comparsa. No, non lo so. Aspetta un attimo. No, non si può fare la diretta. Aspetta un attimo. Che fa? No, stacchiamo. Aspetta un attimo. È bello. Che ci guardano, ragazzi, io non lo so cosa è successo. Eccolo qua, ragazzi. È andato. È uscita. Allora lo posso dire a voce. Aspetta un attimo. Sì, lo puoi dire. Sì, è andato. È andato come su Francesco Miccio, proprio. Okay,
A posto. Allora, Gianmarco, scusami per questo inconveniente tecnico, sì, ma non si sentiva bene. Comunque, puoi ripetere questa tua giocata super epica, per favore? Non la faccio più. No! Dicevo, ma no, dai, si è sentito, non è che no. Ripeti un po'. Dai, hai detto tutta. tre cose. L'hai scritto in maniera italiana, vai. Che facevo. E vai! Fondamentalmente, guarda, mi metto anche in prospettiva, innalzo la spada verso il cielo e una luce, quella che vedete qui, irradia la spada e la mia mano, che nel frattempo era appoggiata sul simbolo sacro incastonato nella mia armatura. Pregando Sune, che è la divinità che prego, di aiutarci in questo momento oscuro, casto Turno di Anoli. Fondamentalmente cosa fa? Ciascun diavolo o non morto che vedo o sento entro 30 feet deve fare un tiro su saggezza, un saving throw su saggezza. Se la creatura lo fallisce, diventa spaventato per un minuto o finché non prende danno. Una creatura spaventata deve spendere tutto il suo turno nel tentativo di allontanarsi il più possibile da me. Wow. Quindi devi tirare un po' di tiri di saggezza su... Yes, e l'ho fatto già. I diavoli. In pratica, appena tu innalzi la spada, si illumina questa luce in onda il ponte, tutti i diavoli li vedi che sono spaventatissimi da te. Sì. Dexidor, tocca a te. Posso muovermi, però. Scusami, pensavo che avevi finito. Allora, mentre vedo che tutti i diavoli rimangono, io direi tipo accecati così dalla luce che emano, mi muovo il più possibile, quindi gli vado proprio incontro. Ok, quello che noti è che passi a fianco e in pratica non osano neanche colpirti o fare niente. Molto bene. Allora, muovetemi. Io li vedo, no? Che stanno certo, un po' incazzosi. Allora, tu vedi che hanno una faccia praticamente non più così spavalda, ma completamente terrorizzata e guardano Diana. Ok. E vabbè, capisco che Diana ha fatto qualcosa perché l'ho vista incanalare, eccetera. A questo punto faccio così, 5, e mi metto qui. Ok, se fai questo tragitto, se me lo confermi, succede qualcosa. Che devo fare? Addirittura. Proviamo, vediamo se mi attaccano, perché sono curioso. Vai, faccio questo movimento. Ok, allora in pratica questo diavolo qua, appena vede che tu gli passi di fianco, ti colpisce con il suo forcone. E ti fa? E ti fa 4 danni perforanti. Va bene. Quindi... Ma in teoria sono spaventati da... Cioè, io non so se hai capito, Arma, o è l'unico diavolo non spaventato. Sono tutti spaventati da te. No, sì. Devono passare il loro turno con l'obiettivo di allontanarsi. Allontanarsi da te. Gli altri non sono spaventati da... Sì, ma devono allontanarsi. Quindi, l'attacco di opportunità va bene, lo fanno, ma il prossimo turno si devono levare dal cazzo. È il loro turno, quindi si allontanano da te. E gli altri non hanno paura. Tu sei la loro fonte di paura. Sì. Quindi non si vogliono avvicinare a te. Capito? Sì. Sì. E c'è scritto che una creatura spaventata deve spendere il proprio turno nel tentativo di allontanarsi il più possibile da me. Esatto, sì. Nel loro turno. Sì, esatto. Nelle loro azioni... Le loro azioni devono essere dash o dodge. Esatto, questo verso di fare. Te, verso di te. Allontanandosi da... Esatto. Okay, va bene. Sì, ma quindi non possono attaccarmi, ma al di là dell'attacco opportunità non possono attaccarmi perché se ne scappano. Esatto. Anche se sto qua. Esatto. Ok? Dai, ragazzi, vi ripeto, si allontanano da Diana... Ho capito, Arma, che si allontanano da me, ma si devono allontanare di almeno 30 feet, quindi finché rimangono nel raggio di 30 feet, la loro preoccupazione è allontanarsi, non attaccare gli altri. Sì, lo so, però dico loro si devono allontanare da Diana, vi ripeto.
Questo quindi voi rimanete vicino a me entro 30 feet. È certo. Dovete sì. Ma era ovvio, chi cazzo si allontana da me più di 30 feet? Vabbè, ma io sono ancora nel range. Volevo solo capire. Minchia, 30 feet è una valanga. Vabbè, ragazzi, ma non facciamo metagaming, dai. No. Per specificare ad Arma, cioè io non avrei fatto metagaming, solo che è puntiglioso. No, è perché 30 feet sono 6 caselle. 6 caselle è poco come spazio da. Vabbè, io sono i 20. Okay. Voglio. Io per ripicca colpisco a quello stronzo che mi ha colpito. Ah, no, scusami. Colpisco all'altro. Provo a colpirlo almeno. Togli però ira, perché non sto in ira, stavo ancora spuntato. 13, non so se lo colpisco. Ok, quello che fai è gli allunghi, non lo so, lascia. Lascia, okay, sì. Sì. E gliela infili direttamente dentro la clavicola e scende per 10 centimetri. Ah, già uscito il danno, ok. 8 danni, scusate se è ritirato. Cade a terra morto. Ah, oh, fa culo. Allora, voi avete già affrontato, no, dei diavoli al di fuori del... Se muoiono, muoiono. Sì. Qui non svaniscono in una nuvoletta di fumo. Qui i corpi restano a terra. Mm. Ok? Ok. Ok. Uraghi, tocca a te. Ok, io mi avvicino sotto al cavallo di Diana. Uso il mio mezzo movimento per chiederle di salire su. Cioè, Diana... aiutami! Salgo su Diana con il mio mezzo movimento e poi mi casto una grande Mage Armor. Ok. E passo il turno. Ok, perfetto. Allora, ora vedete che i diavoli, questi qua con le ali, si spostano e volano via, si allontanano. Cazzo. Però quello che fanno è che tutti e tre... attaccano contemporaneamente Dexidor con le loro spine. Nonostante abbiano fatto dash per allontanarsi, hanno... che loro dovrebbero fare dash, cioè tutto il movimento. Devono fare dash se devono superare i 30 feet. Loro già stavano quasi fuori 30 feet, ma sono mossi del massimo della loro velocità. E come attacco, ok, fanno questo, diciamo, attacco con le spine da lontano, e Dex uno solo riesce a colpirti e ti fa 3 danni perforanti. In realtà, vedi... qua c'è scritto: per la loro azione possono usare solo dash. Quello che dicevo. Quindi finché non si allontanano, secondo me devono per forza dashare il più lontano possibile. Sì. Dashare. Cioè loro hanno l'azione dash, allora, e poi dopo fanno. Poi allora, raga, vi spiego un attimo. Allora, spaventato, ok, c'ha un soggetto, quindi lo so, ma l'incantesimo per... però è chiaro, non è Armando che sono, ma l'incantesimo è chiaro, abbiamo capito, ma c'è l'incantesimo è chiaro, dice che l'unica azione che puoi utilizzare è dash, in quel non turno puoi... che si devono allontanare, poi dopo il turno dopo quello che voglio, esatto, ma in quel turno loro possono solo usare dash, cioè è l'incantesimo, e nella loro testa non è mi allontano, va bene però ve lo dico da ora, per ora va bene così, ok, perché è una cosa che sta succedendo in un momento. Vabbè, ma non concitato. È sbagliato. Però non è così. Però non è così, ragazzi. Vabbè, ragazzi. Loro si allontanano, perché sennò ci impuntiamo. Quindi basta così. Allora, quello che succede è che ti colpiscono e ti fanno 3 danni. Quindi tu vedi queste spine che si conficcano dentro di te, ti fanno danno, senti un po' di dolore, e poi queste spine si infiammano. Mm-hmm. Prendi 8 danni in totale. Ok. Invece gli altri due diavoli, invece che correre verso di voi, corrono all'indietro. Se ne stanno scappando. Ok. Tocca a Diana. Quello che faccio è appunto utilizzare tutto il movimento del mio cavallo, che è 60 feet, per allontanarmi il più possibile da qui e muovermi verso la fortezza. Quindi esco dalla mappa. Ok. Lascio Raghi lì. No, io sto sul da sola, vedevo la pedina. Ok, tocca a te Dexidor. E io li inseguo. Uso tutto il mio movimento, evito questi diavoli, mi metto più vicino a Diana perché capisco che sono più spaventati dalla sua presenza.
Perfetto. E scappo. Ok. Ora riuscite ad allontanarvi dal ponte e in pratica, mentre state correndo, vedete che in cielo, dietro di voi, stanno quasi per raggiungervi i diavoli alati. Ok, sono quelli non barbuti, gli altri. Sì, 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 quelli là che volano. Un po' scarsi. Quindi voi vi siete allontanati parecchio, ok? Però loro stanno recuperando strada verso di voi. Quindi praticamente ogni azione che farete, se vi muovete di 30, e non lo so, il mi pare il cavallo va più veloce, quindi 60. Però, esatto, però devi contare che Dexidor è a piedi, quindi decidi tu come fare. Se correte di 30, i diavoli recuperano 20 ogni volta che fate qualcosa, diciamo, mo ce la giochiamo come inseguimento, ok? Ok, aspetta un attimo, Master, fammi vedere... Sì. Io in teoria in un cavallo mi potrei trasformare. Infatti io penso, cazzi suoi, io galoppo, so che è un druido e si arrangia lui a fare pantegane dentro. Mi trasformo in un cavallo e tengo il suo passo. Perché okay. È un animale, diciamo, scarso da battaglia, quindi mi posso trasformare facilmente. Invece okay. Io stringo fortissimo Diana, con okay. La faccia così, vai, fuggi! Cioè, vedo che a piedi non li raggiungo, a questo punto mi concentro, vedo proprio il cavallo di Diana, mi trasformo nello stesso cavallo. Posso? Però, sì. Giusto per appunto, sei sicuro Wild Shape te lo permette il cavallo? Io mi ricordo tutti gli animali, però controllo a volo a volo. Ok, a volo, vedi, a volo. Vedi bene. Scusate, mi sono perso. Allora, Wild Shape non... A mio parere non prevede il cavallo. Secondo a meno me che, sì, a meno che c'è una lista, ragazzi. Esatto. Ragazzi. Esatto. Vedete se c'è nella lista, ma non sanno animali a morire, ragazzi, perché sanno anche quelli da un quarto, un ottavo, cioè c'è anche il bue. Beh, e cercate se c'è il cavallo, scusate. Sto cercando. Un attimo. La lista è lunga. Sto guardando anch'io. Ah, vuoi un cammello? No, il cammello penso sia lento. C'è il draft horse con un quarto. Passo, non so gatto, quanto veloce vada. Cervo, scarafaggio, capra, iena, sciacallo, lucertola, topo, scorpione, ragno, donnola, granchio, rana, piovra, cavalluccio marino. Perché tu puoi arrivare fino ad un mezzo, giusto? Per il... No. Un quarto? Io posso arrivare, c'è il circolo della luna e posso arrivare finché non esce orso... Eccetera, quindi uno. Sì, già uno. Okay. Ecco, c'è un bel cavallo, sto proprio qua. Ok, perfetto, va bene, ok, allora okay. Master non si fida mai. C'è anche il War Horse con... quello più veloce, ma non mi ricordo. Con mezzo okay. Hai il War Horse, che è quello che ho io. Ah, okay. Posto, il cavallo da guerra. Quindi vedete che mentre tu stai correndo, Dexidor all'improvviso diventa un cavallo. Si trasforma correndo e inizia a correrti di fianco e effettivamente riuscite a seminare i diavoli che lasciano la presa e vi lasciano scappare. Ora siete dall'altro lato della mappa, ok? E dopo questa corsa tremenda tra le strade di Baldur's siete Gate, giunti cazzo. In questa zona okay. Dove c'è una strada che in pratica cazzo. Conduce direttamente alla fortezza. Ok, quindi andate dritti, ragazzi. Io rimango cavallo, quindi non posso esprimere opinioni se non io direi sì. Allora seguo io e vado dritto. Quindi una volta che arrivato in quella strada, guardandomi a sinistra e destra, vedo che da un lato c'è la fortezza, dico andiamo di là. Quindi ruoto le redini del cavallo e al trotto, quindi non al galoppo, ma neanche passeggiando, al trotto, quindi mantenendo un po' un passo sostenuto, mi avvio verso la destinazione. Io seguo. Okay. Master, io che sto dietro, che non posso fare nulla, praticamente cerco di castare Buba. E se ci riesco, praticamente lo mando un po' a perlustrare davanti a noi. Sì, allora, praticamente
fa il solito incantesimo per Bubba, sì, effettivamente esce e diciamo sta volando per dove vuoi tu. Sì, voglio che lui vada nella direzione che stiamo prendendo noi e che se si accorge di qualcosa di strano che me lo riferisca, di soldati, di una battaglia, di demoni, okay, di strade chiuse, non lo so, qualsiasi cosa del genere. Quando sta volando, ok, e lo mandi diciamo un po' in perlustrazione, ti dice immediatamente di fermarvi. Diana, fermati, fermati, fermati! Io tiro le redini. Oh. Bubba ha visto qualcosa, Bubba. E praticamente vedo che mi assento un attimo ed entro negli occhi di Bubba. E che cosa vedo? Allora, in pratica vedi che una, diciamo, pattuglia di quattro creature cammina davanti a voi. Minchia, impestato. Ok, okay. E in pratica Bubba ti trasmette questa immagine. Oddio, che roba brutta. Che bestie. Ok, e in pratica ci sta sto tizio davanti a tre diavoli che già conoscete, che sarebbero quelli là che hai visto prima, quelli là con sì, le sì, ali, che sì, però sì, stanno sì, camminando a terra. Ok, Master, io che sto cioè che vedo attraverso gli occhi di Bubba, vedo delle strade che possiamo fare per evitarli, delle strade da relle, vi potete buttare di lato, perché praticamente Bubba dall'alto nota che tutte queste strade parallele comunque conducono alla fortezza. Ok, allora rientro in me e parlo a Diana. Cioè, Diana, davanti a noi è pieno di, non lo so, c'è un essere immondo che non ho mai visto e quegli esseri alati e le strade, dobbiamo prendere delle strade laterali che comunque portano tutte dalla stessa parte. Se vuoi, ogni tanto posso far controllare a Bubba, che dici? Per forza, dove vado adesso? Gira a sinistra, buttati in questo bico e poi continua dritto. Lo faccio controllando che anche Dexidor ci segue. Sì, sì, io vi seguo, quindi sto proprio dietro di voi. Ok. E Master, sempre Bubba che sta davanti a noi, che si accerta se c'è qualcuno in strada. Io ogni tanto entro, anzi, quando lui mi avverte che c'è qualcosa, io entro in lui. Ok, va bene. Non ti dice, diciamo, altre cose, ok? Quindi in pratica la strada è libera fino alla fortezza. Ok, e Master, cosa si vede della fortezza che è sgarrubata? Allora, non lo so, sgarrubata. Allora, in pratica vedete, soprattutto tu Bubba, cioè tu sì, Uraki, insomma, questa scena. In pratica è una fortezza sopra una montagnella, ok? Però la vedete distrutta con le torri abbattute, incendiata. Quindi, ma scusa, ma stanno galleggiando alcuni pezzi di torre? Questa è durante un'esplosione, diciamo. Ah, ok. Quindi, Davide, se ci clicchi sopra si allarga. Ok, però non lo c'entra benissimo il live. Hai ragione. Quindi è meglio che sia così. Sì, sì. Ok. Comunque, in pratica la vedete molto mal ridotta. E vedo quasi... se c'è gente, cioè se ci sono degli Hells no, Rider. Fuori non c'è niente. Ok, va bene. Allora io mi rivolgo a Diana. Dico, Diana, Bubba dice che non c'è niente, tutto distrutto. È un castello completamente distrutto all'interno. Ci entriamo? Per forza. Abbiamo fatto tutta sta strada per questo. Da dove siamo noi c'è una strada principale armata? Cioè c'è un cancello, un qualcosa per capire come accedervi? Sì, praticamente davanti a voi c'è una strada che conduce di nuovo su quella strada principale. Quindi è proprio obbligata quasi, okay? Quindi la strada gira, okay, fino ad arrivare ad un portone immenso di ferro con le sbarre, quindi è un
può darsi un cancello che si alza e si abbassa. Ma quindi vediamo oltre, come delle sbarre. Potete vedere, esatto, all'interno. Allora ci mettiamo al limite del cancello e vediamo, ci sono delle guardie, se c'è qualcun altro con cui parlare. Ok, in pratica davanti a voi tutta la zona che precede quello che è la fortezza, ok, è completamente deserta. Non c'è nessuno a cui potete chiedere o cose del genere. È come se si fossero se ci sono barricati dentro. È come se ci fossero barricati dentro, esatto. E io... Allora, scusami. Allora, io una cosa che faccio è rivolgermi verso Cavallo d'Exidor. Non so se mi capisci, quindi mi dico... Sì, ti capisco perché non posso rispondere. Puoi tornare te stesso un attimo. Sì, mi annuisco, mi concentro e mi ritrasformo. È probabile che in vista della battaglia o dell'imminente guerra si siano rinchiusi dentro la fortezza. Riusciresti magari a entrare attraverso le sbarre da topo, da... non lo so, vedi tu. Ma se mandiamo Bubba in ava scoperta? Quello assolutamente. Però comunque per comunicare con le guardie all'interno, certo. Ma quanto è alto il cancello, Master? Il cancello è molto, è una difesa, è la prima difesa del quindi è molto alto, però le sbarre ovviamente sono ampie. Una persona non c'entra. Io centrerei, Master. Probabilmente un gnomo sì. Allora dico Ouraki. Io da solo? Se è possibile vorrei conservarmi questa abilità in caso di pericolo, se potrebbe esserci utile, altrimenti dovrei riposare. Ho capito, ragazzone, ho capito, c'è da essere duri. Allora, Diana, qual è il piano? Entrare nelle sbarre, poi che cosa devo fare? Aprire il portone, poi devo salire sopra, che cosa devo fare? Io ti avrei detto di cercare anima viva, che non siano demoni, o in caso tornare qua il più velocemente possibile. Aprire le sbarre lo trovo un po' irresponsabile, considerando cosa abbiamo qua dietro. No, io dico... Rimuoverci considerando io dico io dico per farvi entrare dentro. Cerca qualcuno e faccia aprire il cancello. Magari c'è qualcuno. Va bene. E praticamente scendo dal cavallo e dico: allora voi nascondetevi più in là, io vado e torno, e vedete che faccio così e divento invisibile, e quindi entro da invisibile nella... E dico qualsiasi cosa, mandaci un messaggio telepatico. Non rispondo, sono sparito. Mamma. Cazzo. Comunque, allora, tu se vuoi entrare attraverso le sbarre ci passi, quindi entri. Sì. Okay. E mi porto anche Bubba con me che diciamo vola. Ok, va bene. E l'unica cosa è che appena entri tirami su percezione. Cazzo, devo tirarti subito, una bella percezione. Questo è un trappolone zombie. Io anche vorrei fare una cosa, poi fai giocare lui, però... Come hai detto, scusami, su cosa? Percezione. Cosa? Bel 6. Bel 6. Quello che noti è che alla tua sinistra, appena entri, c'è un enorme macigno, praticamente grande, tipo 7 metri di diametro, enorme, di pietra nera, ancora fumante. Cazzo. E mi sposto subito dall'altro lato. Sotto, diciamo, dove o è atterrato o non lo so cosa è successo, si è formato un piccolo cratere. Ok. E quindi sto molto attento a non caderci nel cratere. Vabbè, e... ma immagina c'è la roccia sopra. Sì. C'è la roccia sopra, quindi non è che è aperto. E quindi, Master, vedo un... Cioè, descrivimi meglio che cosa c'è davanti a me. Oltre a questo macigno, sta roba, cioè, vedo delle macerie praticamente. Allora, in pratica, davanti a te, passando il cancello, sì, vedi adesso la vera struttura della fortezza. Okay. Quindi
delle, diciamo, case, mettiamola così, lungo il cortile. Probabilmente erano o le sale dove, che ne so, mangiavano o dove riposavano i soldati. E giusto a centro, un po' più in alto, vedi proprio il cuore di questa fortificazione. Okay. Però è anche quello il punto che, diciamo, dove c'è più fumo, okay, che sta arrivando. E da lì, adesso che sei più vicino, riesci anche a sentire che ci sono delle voci. Ok, e io sempre cautamente, anche se sono invisibile, sono molto cauto e voglio mi avvicino a questa struttura, a questa cosa, e cerco di ascoltare le voci. Allora, in pratica, per arrivare a quella sala interna, okay, sì, questa che ti dicevo, questa fortificazione più interna, mi sento un po' come si chiama, Bilbo Baggins. Perché Bilbo? È perché Bilbo entra nella montagna. Vabbè, ma non è invisibile, insomma, quindi... Scopo, mette l'anello. Ah, con l'anello, ok. No, ma tu sei invisibile, effettivamente. Lui c'ha l'occhio di Sauron addosso. No, Bilbo e Smaug nell'Hobbit. Ah, ok. Comunque tu sei più tranquillo perché sei invisibile, ok? Sì. Sei effettivamente invisibile a tutti. Ok. Comunque, quello che succede è che camminando davanti a te c'è una scalinata che devi attraversare. Mano a mano che questa scalinata inizia ad entrare sempre più dentro, nel cuore di questa fortezza, noti che le voci si fanno sempre più forti, sempre più numerose. Ok? Okay? E in pratica, alla fine di questa scalinata, che ha un accesso, immagina la scala della Reggia di Caserta. Sì. Quindi scalinata enorme al centro e due scale di lato che salgono. Ok. E sopra arriva un vociare tremendo adesso. Ci sono ad occhio e croce 50 creature che stanno cercando di abbattere un portone corazzato. Cazzo. Ma se ne distingo quali creature sono? Allora, molte già le hai viste. Ok, sono quei diavoli. Con la barba, okay. Quelli là con le ali. Ok. Tre sono quella figura che ti ha fatto vedere, diciamo... Sì. Quella con la testa un po' a penzoloni. Sì, esatto. Sì. E l'ultimo è una figura enorme che... Vabbè, dico l'ultimo come tipologia. Certo. Okay? Non è che ce ne sono 10. Ok. E una figura enorme che finora non avevi mai visto e neanche riesci a vedere bene perché è in mezzo alla folla. Quindi capisco, scusami, voglio essere io, cioè voglio vedere se ho capito bene io, quindi capisco, sì, che dall'altro lato del portone si sono barricati dentro praticamente. Sì. Ok. E quante persone, cioè quanta gente è? Cioè quante creature sono? 50? 40? Ad occhio e croce sono tra i 40 e i 50, va? Praticamente io sono impaurito, però comunque continuo a guardarmi attorno e per esempio sopra la loro testa c'è qualche masso, qualcosa, qualche bastione mezzo penzolante, una roba del genere. No, la sala questa qua è, diciamo, non dico integra perché comunque ha subito incendi e tutto, però è solo annerita dal fuoco. Okay. Non ha cedimenti strutturali, insomma. Ok. Noto nient'altro nella sala? Di preciso no, niente di particolare, cioè una sala normale che probabilmente era diciamo il ballatoio davanti alla sala del trono, forse, perché c'è questo corridoio con delle statue, quindi è come se ti invitasse ad entrare in quel posto che stanno provando ad abbattere il portone. Praticamente io vedo questa scena e ritorno sui miei passi, e quindi ritornando sui miei passi torno da loro e gli dico, senza diventare visibile, quindi sono sempre invisibile, loro non si accorgono di me, faccio ps, 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 Diana, ps, ps, Dexdor, ps. Uraki,
che ha scoperto. Qui la situazione è molto grave, molto grave. Non lo so. Allora, praticamente sono riuscito a salire fin dentro, fin nella sala principale, quella che dovrebbe essere la sala alta. All'esterno solo macerie, una distruzione pazzesca. Mi tremavano le gambe a salire anche queste scale molto alte. E niente, poi ho visto che stanno per abbattere il portone principale, stanno per entrare nel bastione. Ne ho contate 3 dozzine, 4 dozzine. Sono demoni di... alcuni che non ho neanche mai visto, giganti, sono enormi, cioè enormi. E quindi, Diana, che cosa dobbiamo fare? Mentre dice questo, la prima cosa che faccio io è castare anch'io Divine Sense, e per percepire qualsiasi forma demoniaca o non morta in 60 feet di raggio. Ok. Loro sono entro i 60 feet, no? Sono più lontani. In questo momento no, sono più lontani. Perché in caso capisco il numero preciso. Non sento perché, niente. Perché da dove stai tu sono molto più di 60 feet. Ok, quindi va bene, non capisco niente. Gli dico... Non saprei... entrare dal cancello principale non è possibile. Eppure dobbiamo cercare di unirci al gruppo per dargli una mano. Ma come facciamo? Cioè, noi siamo dall'altro lato. Lo so, ci deve essere un altro modo per entrare. Riuscite a vedere se c'è qualche strada secondaria. Esatto, quindi dicono, riesci te, e guardo te ad Exidor, o tu con Bubba, a avere modo di capire da dove possiamo entrare. Magari un passaggio secondario, segreto, dal retro, non lo so. Hai ragione. I demoni devono essere entrati da qualche parte. E lo stesso vuol dire anche il castello. In genere i castelli almeno un'entrata esterna, ulteriore a quella principale, ce l'hanno. Ti fai fare un giro di ricognizione delle mura, Bubba. Magari trova qualcosa che ti può essere sfuggito. Hai ragione, Dexor, e impartisco l'ordine a Bubba. Intanto una domanda per il master. Il terreno sotto il cancello di ferro, com'è fatto? È pietra e terra? Sì, no, è tutto pavimentato. Ok. C'è della terra da qualche parte? Terreno? Non in questo punto. Probabilmente il terreno, diciamo... l'unico terreno che c'è, se si può definire così, ma sembra più pietra, è dove viene costruito proprio la fortezza. Ok. Quindi fai volare Bubba? Sì, faccio volare Bubba e gli faccio fare la ricognizione delle mura come ha suggerito Dexidor. Vai, master. Ah, ok. No, non avevo capito che avevi finito. Allora, Bubba si fa questo giro intorno alla fortezza, ok? Quello che vede è che effettivamente tutto le mura sono all'impiedi, tranne quelle che stanno accostate a questa parete di roccia, dove sì, questo punto della città è più alto rispetto alla fortezza. Ok. E noi abbiamo modo, cioè lui vede se noi abbiamo modo di raggiungerlo. Allora, in questa zona qua le torri sono crollate. Lui, Bubba, si avvicina pure per vedere, e effettivamente voi potreste raggiungere, diciamo, le torri crollate dal terreno adiacente. Ok. Però non sa se c'è una strada che poi porti effettivamente a quella sala dove eri prima. Allora lo faccio atterrare lì. E mi trasformo in un ragno, il mio famiglio. Ok. E lo faccio a Den entrare e poi lo faccio ritornare a me, se vabbè, poi vedi tu, dimmi tu. Allora, ricorda la distanza che hai da Bubba. Non so quanto, okay. Hai capito? No, dico la tua distanza margine, ok? Io gli posso dire anche vai lì, cerca, esatto, fino ad un certo punto.
posso entrare. Tu puoi lui. Vedere e sentire quello che vuoi, se no, sì. Perdi il contatto. Poi a quello sì, che sì. Sarà quando tornerà. Certo, certo, certo. Ok. Quindi questo ragnetto inizia a muoversi tra le macerie, entra tra dei piccoli buchi che ci sono nelle torri crollate, così e colà, entra all'interno di una stanza e qui perdi il segnale. Cioè, okay. Si è interrotto il segnale. Okay. Ok. E quindi adesso non sai cosa sta facendo Bubba, però il tuo comando è stato trova un ingresso, insomma. Certo. Allora, ragazzi, Bubba ora è lontano, ma sa cosa fare Bubba. Dobbiamo avvicinarci per devo avvicinarmi per riuscire a vedere. Dobbiamo salire su quella collinetta. Ma per entrare all'interno delle mura o della torre in cui c'è no, allora io le guardie da salvare. Master, io non ho capito sto fatto, eh. In che senso non hai capito? Che cosa non hai capito? Cioè, io non ho capito proprio da, da descrizione. Io sono te lo sto chiedendo perché neanche io l'ho capito. Tu immagina delle mura che circondano questa fortezza. Ok. Ok, quindi le mura delimitano solo un'area di terra. Okay. È una fortificazione esterna, insomma. Ma io che sono entrato in quella sala con la fortificazione rotta, non posso entrare in quella sala, ma vado nel giardino, vado nel fossato, diciamo così. No, non c'è nessun fossato. No. Allora, tu in pratica arrivi a questa fortezza, davanti a te ci sono queste mura enormi, questi bastioni, con un cancello, con una grata. Ok. Ok. Tutto intorno sono delle mura, ragazzi, mura. Quindi Bubba è entrato nelle ha sorpassato attraverso le mura e poi è entrato dentro in questa struttura dove questa struttura. Ma dove c'erano i diavoli che volevano entrare questo allora la visto. Struttura è fuori all'esterno è la stessa perché è un enorme palazzo. Okay. Basta, questo mi interessava, questo quindi è entrato da un buco. Esatto. Quindi per capirci te lo pingo. I diavoli sono qui, che spingono, e Bubba è entrato da qua. Esatto. Quindi c'è una strada, un'eventuale strada da dietro. Da dietro dove c'è il crollo. C'è praticamente questa fortificazione centrale, questo palazzo, questo edificio centrale, sì. È dove lui diciamo, ha trovato le scale e stava salendo. Ok, allora Diana, Bubba sa cosa fare. Ci avvertirà appena avrà visto qualcosa, ma dobbiamo avvicinarci, se no io non perdo il contatto. Dobbiamo salire su quella parte più alta, però dobbiamo essere cauti. Ora non abbiamo Bubba che ci avverte se davanti a noi c'è qualcuno. No, ci ricorda sempre la distanza. Sì, no, ma io Bubba me la sono dimenticato. Me lo sono quindi Arma, per farti capire, noi siamo qua, direi che andiamo di qua, saliamo di qua, facciamo il giretto così e andiamo qua. Esatto, però come potete vedere dalla mappa quando è misurato, non sono distanze piccole. No, infatti, fammi vedere. Pur volendo. Qua sono 500 feet, un chilo, 1000 feet, scendi sono altri... Quindi per dirvi da qua... Ma siamo a cavallo ragazzi noi però. No, però dico da non qua tutti. Qua rispetto a te, a Bubba, sono 500 feet. Ok. No, è chiaro. Però scusate, se ci si avviciniamo solo qua... 50 metri, nel frattempo, sono 500 metri di passeggiata alla fine. Esatto, giusto per capire se trova qualcosa e poi vediamo come agire. Nel frattempo non perde il contatto. O lo perde lo stesso. Lo perdo. Tu considera... Ok, che da qua a qua lui comunque sono 400. Lui, se non mi sbaglio, come distanza massima è 120 per poter 100 feet. 100 questo feet. Non lo so, per questo chiedevo. 100 per 100 feet. Attraverso. Fatto sta che comunque dobbiamo avvicinarci sia dove sta crollato. Ma poi se siamo troppo distanti, amen. Esattamente. Meeting, quindi noi comunque diciamo dobbiamo andare di là perché di là c'è la strada da fare. Sì. Quindi intanto andiamo verso i Quarma. Va bene. Comunque la strada è libera in questo frangente e quindi l'unica forse pattuglia che sta girando nella zona è quella che avete prima. Esatto, che sta andando verso il ponte. Quindi riuscite a raggiungere quella collinetta al di sopra della fortezza senza problemi.
Diana, però prima di partire avvertimi, io sono ancora invisibile, devo salire su di, sul tuo cavallo. E Diana è già alla fortezza. Sì, ragazzi, sta. No, gli dico muoviti allora. Dai. Dai, salgo, ci sono, ci sono. Dai. Ma perché non ti togli l'invisibilità, scusa? Se poi viene attaccato. Vabbè, quindi diciamo, skippiamo e arriviamo là. Ma si dura un'ora, eh? No, finché voglio io. Ah, ok. Penso che una volta che arriviamo là, guardiamo un po' attorno per capire la situazione, se possiamo calarci dalle mura, se vediamo. Beh, sì, una volta che siamo in alto abbiamo una visione ben ampia. Allora, ora da, se siete, se cioè, volete fare solo quello, ci arrivate senza problemi, ok? Cosa vediamo? Allora, quando arrivate da sopra, vedete effettivamente che quella palla enorme che aveva visto prima Uraki è probabilmente la causa dei, del crollo, di tutti i crolli che ci stanno nella zona. E da lì effettivamente sembra una cosa che è caduta dall'alto sulla torre e poi è rotolata di fianco distruggendo tutto quello che attraversava. E dal fatto che abbia provocato tutti questi danni sembra quasi essere una specie di meteorite. Cazzo, meteorite. Ok, cazzo. Quindi la cosa in più che vedete è che dall'alto tutta questa zona sinistra delle torri ormai non esiste più, e quindi effettivamente vi fa entrare nell'anello, diciamo, post torre, cioè post mura, insomma. Ok. Però da lì non si riesce a distinguere fra tutte le macerie se effettivamente c'è un ingresso all'edificio centrale o no. Una volta che siamo là, dico, quindi è contatto con Bubba? Ah, se mi concentro, ma non riesco, vero, ad avere contatti con Bubba? No, siamo ancora molto distanti, dovremmo andare... Non abbiamo modo di avvicinarci, dovremmo scalare la rupe. Dovremmo andare sulle macerie, credo anch'io. È tanto grosso il salto, cioè sta roccia qua che vediamo è tanto profonda. Sono una ventina di metri. Come facciamo a scendere? Come abbiamo modo di scalarla? Io controllo nel mio zaino da avventuriero e sicuramente una fune la trovo, quindi gli ce l'ho anche io una fune. Potremmo provare a calarci. Sì, come ti dicevo, anch'io posso, ho una fune. Dexter, tu ce l'hai? È tagliata perché l'ho usata per legare qualcuno, quindi non è così lunga. Però vabbè, comunque potresti sì, intrecciarla con le altre, certo. Sì. Vabbè, ma mi sembra che le vostre funi, se sono integre, sono tipo 50 metri. Una cosa infatti ce la facciamo. Ok. No, ma anche perché non sarà che ci caliamo su tre funi diversi. No, ma infatti siamo un'unica fune e basta. D'accordo. Allora proviamo a calarci, magari troviamo una strada. Ma non era meglio che restavo sui libri, cazzo? Così nella mia biblioteca, tranquillo, facevo le mie immersioni, andavo di qua. Cioè, mi devo calare all'inferno, cazzo. Siamo già nell'inferno. E appunto, devo calare all'inferno, cazzo. Dai, allora chi è che si butta giù? Ragazzone, vuoi fare andare anche stavolta mi avanti? Oh, vado io. Ma io così ti rendo più coraggioso. Ah, e prepariamo la corda. Ti sei assicurato bene che la corda ti regga? Io la leggo alla sella del cavallo. Ah no, perché la sella del cavallo? Leghiamola a qualche cosa? Cioè, ce la fa a reggere il mio peso il cavallo? 100 kg? Sì, un cavallo. Dimmi te, che alternative hai? Non ci sono massi enormi, qualcosa a cui legare se mi guardi intorno? Ah, se ti guardi intorno ci sono effettivamente edifici e quindi punti con mattoni, pareti su cui legare la corda. Dai, dai, decidetevi. Forza, devo farlo io. Si deve calare. È lui che si deve calare. Vabbè, io mi calo, tu rimani sul cavallo, fai più peso. Male che va, cado. Mi trasformo in volo. E allora, Master, io piano piano mi calo. Ok. Fammi una prova di scalare.
Scalare atletica, scusatemi. Scalare non esiste. È della 3.5. Fammi una prova di atletica. Allora, atletica. Quanto hai fatto? E vediamo subito. 15. 15. Buono. Ok, ottimo. In pratica ti cali dalla corda, piano piano, e riesci a toccare il terreno al di sotto della rupe. Ok. Quindi c'è un terreno al di sotto della rupe. Cioè, nel senso, le macerie della torre, esatto. Io una volta che lo vedo atterrato, perché sento che la corda non è più tesa, dico a Uraki di comunica con lui, mentalmente. E? Chiedigli se c'è un barco. Dexter, c'è un barco? Adesso cerco. Master, a questo punto mi guardo intorno, controllo la situazione e vedo se c'è qualche barco o qualcosa. Ok. Vuoi anche spostare pietre e altro o dare solo un'occhiata? Per ora do un'occhiata, mi guardo intorno, anche perché magari se viene qualcuno. Ok. Allora, fammi un tiro su percezione. Mi casto anche guida, eh. Ok. Dai. Un attimo solo. Buono. 14, aspettate un attimo. Un di 4. Buono. 17. 8. 17, ragazzi. Ok. Davanti a te vedi che una parte di una torre crollata dà effettivamente... all'interno, no? Perché vedi questo spiazzale, sì, che sta di fronte a questo edificio enorme, però il passaggio è stretto, quindi una persona normale non ci passa. domanda, ma è fatto un passaggio piccolino fatto di mura, immagino? È stretto. Detto tutte le pareti. State chiedendo se Uraki passa, non ci passa, è troppo. Uraki, ok. No, ma è un pezzo di muro praticamente. Sono mura. Due mura, capito, che non si uniscono, però tu riesci a vedere attraverso e da all'interno proprio. Allora, non so se posso ricontattare Uraki, no, perché vabbè, penso che mi ricontatti dopo un po'. Questo proprio. Vabbè, questa è veramente la cosa più metagame che io abbia sentito. Esatto. comunque lasciando stare questo faccio, mi guardo intorno eccetera, a un certo punto guardo verso l'alto e tipo faccio così per far capire, provare a far capire, cazzo parlami, se no devo urlare. Ma tira la fune, se no dai questa fune. Ok, vabbè, comunque voi vedete che Dexter da giù si sbraccia, tira la fune, fa qua. Cioè, effettivamente, tu se stai sul cavallo, senti che c'è questo strattonare. Ci chiama. Allora, Dexter, che cosa hai visto? C'è un passaggio, però è molto molto stretto. È tra due mura. Dice che c'è un passaggio, ma è molto stretto. Che è molto stretto, però c'è un passaggio. Quindi comunque è inutile che scendiamo. No, potrebbe romperlo. Tanto è muratura, potrebbe romperlo e potremmo entrare dentro. Che dici, Diana? Puoi scendere, lo puoi aiutare. Possiamo scendere. Tu non lo puoi ricontattare adesso, questo è per capire come funziona il messaggio. È un trucchetto, quindi non è che puoi spammarlo all'infinito. Sì, è un trucchetto, sì. Dopo quindi poi sì. Allora ti richiedo. Però frasi brevi, con risposte brevi. Allora possiamo provare sicuramente a scendere, ma chiedigli se è fattibile, se è il caso che scendiamo anche noi, per se c'è modo di entrare, insomma, allargando il buco. Vedi che giro gli occhi per un attimo. Cioè, Dexter, si può rompere? Possiamo passare? Ci provo. Diana ha detto che ci prova. Allora io direi di aspettare, inutile scendere se poi magari è inutile. Sì, anche sì. Perché non sarei in grado di risalire io con questa armatura. Dai, chi vuole scendere? Io neanche a scendere sono capace. ma sei impazzita? Io sarei scesa aggrappata a te. Certo non scendo da solo.
Master, una domanda, affacciandomi all'interno di questo... Comunque io la scena, voglio solo dire, che Diana parla con il nulla, parla solo lei, perché io sono ancora in non mi sentire. Cioè, Diana parla, bla, 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 così parla da sola. Sono di qua, Diana. Dimmi, Davide. Dicevo, è una feritoia piccola, no? In mezzo alle mura. Sì. Affacciandomi dentro, cosa vedo? Allora, davanti a te c'è, a parte l'edificio grande, okay, ci sono degli edifici più piccoli alla loro base, e fuori a questi edifici ci sono delle persone. Oltre cioè, la feritoia. Figure, diciamo ci sono delle figure, non delle persone. Ok. Sono vivi! Però sono lontani, sono non molto lontani. Dovresti urlare per attirare la loro attenzione. Però non riesco a capire se sono esseri umani, sono demoni, cioè si intravede qualcosa. Da lontano ti sembrano umani. Vabbè. Cioè hanno fattezze di umanoide, mettiamo così. Allora, ragazzone, che vedi? C'è qualcuno all'interno. Diana dice che c'è qualcuno. Rigiro gli occhi di dietro e chiamali. Sì, adesso provvedo. E allora io prendo l'ascia, la sbatto per fare un po' di rumore. Faccio ehi. Non mi sento. Ragazzoni, allora, urlano. Urla. Sta urlando, ragazzi. Master, mi trasformo in gatto e dentro la feritoia. Ok, ci passi come gatto. Miau. E cosa vedo una volta all'interno? Cosa vedo? Tu quando... Oh, 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 occhi di gatto! Oh, oh, oh! Comunque, quando entri... Scusate, mutare Francesco. Comunque, quando entri, penso va in direzione di queste figure, sì, no? Ok. Quando ti avvicini sempre di più, vedi che sono effettivamente degli umanoidi, e quindi delle persone, ma vestono con delle vesti grigie e delle maschere. Un gruppo di cultisti. Vediamo. Riconosco... Cazzo, staff! Cioè, prima proprio, via! Conosco le maschere che già viste. Allora, le maschere ricordano vagamente, però vaga perché non sono le stesse, però ricordano vagamente quelle di quei tizi che affrontaste alle terme. Tiamat. Di Tiamat, esatto. Però vagamente non sono, no, non sono come quella. Però, diciamo, la tipologia è quella, ok? Mm-hmm. Allora, io mi allontano perché tanto sono un gatto. Nessuno penso mi caga. No, A sto punto faccio una ricognizione allontanandomi da loro e vedo se effettivamente girando trovo qualche passaggio anche per loro che porti verso la sala che ci ha indicato. Quindi vuoi girare intorno alle mura? No, sempre se da questa sala ci sono altre porte, altri passaggi, visto che è un poco tutto sfondato, no? E i gatti sono piccoli, agili. Allora, quello che riguarda l'edificio centrale è sfondato, ma in alto, sul tetto. Ok. Quindi tutto il perimetro dell'edificio centrale è integro. Quello che sono abbattute sono le torri delle mura alle spalle, quindi sotto quella... Ma lui non sta dentro. Dentro, no? Stai dentro le mura, ragazzi. Ah, ok. Ah, questa è una torre delle mura. Esatto. Questa qua, per dirti, dove ho pingato. Sì. Esatto. E questa precisamente è qua, grande. Ok. L'edificio allora... che vi dico, questo qua, è questo qui centrale. Okay. Io allora riesco dalla feritoia a questo punto. Ok. E cerco un passaggio verso questo edificio, in mezzo alle macerie. Non se ne fregava un cazzo di entrare nella torre, ma porca puttana, spiega bene. Partiva. Allora, ragazzi... No, però nessuno ha capito, ormai, scusami. Non abbiamo capito in tre. Non riesco a farmi spiegare. Allora, normalmente le fortificazioni hanno delle mura esterne. Abbiamo capito, ma... Vabbè, comunque... Sì, ma noi ti abbiamo... Non abbiamo superato. Tempo, io esco dalla torre. Ok, l'edificio centrale, ok, non è abbattuto. Il tetto è abbattuto. Allora, quindi, mi arrampico fino al tetto di faccimma dell'edificio centrale, tanto sono un gatto. Come ti arrampichi? Come sono gatto? Un gatto. Non ce la faccio. Guarda, sono un sacco di macerie. Non c'è un appiglio. Vabbè, comunque considera che è una fortificazione, come se ti stessi arrampicando su un castello come gatto.
Cioè, ragazzi, non so stasera se sono io che non so parlare. No, sei però... te, Arma, perché comunque sia, Mo è andata così. Comunque sia, lui è entrato come gatto perché pensavamo che quella fosse l'entrata alla fortezza. No, no. Se spiegavi che l'unico modo per accedere a sta cazzo di fortezza era il tetto, magari diventava un ragno e non un gatto. Infatti. Detto ciò, allora, non importa. Scusate però, se non spiegati. Mi sono spiegato bene, ok? Però è mura esterne, fortificazione interna, palazzo perfetto, unica crepa, una cosa che è stata colpita è il tetto, che è palesemente lesionato. Questa è la situazione. Quindi lo vedevamo anche dall'alto di dall'alto, esatto. Sì. questo è meno male, non ce l'hai detto. Vediamo, non l'abbiamo notato. Quindi... Se voi... Possiamo fare uno, dato che non mi sono spiegato bene, fai uno step back e poi riutilizzare la forma animale per diventare qualche altra cosa. A questo punto divento ragno. Ok. Meno mi arrampico. Ok. Quindi vuoi arrampicarti sulla fortezza centrale? Sì. Ok. Mentre ti arrampichi, ok, e raggiungi una feritoia per entrare... Perché non penso tu voglia arrivare in cima a tutto. No, no, voglio vedere dentro la fortezza centrale. Ok, esci dalla prima feritoia che è l'interno della scalinata, dove prima c'era Uraki. Vuoi provare ad andare alle spalle della fortezza? Sì, voglio esplorare per vedere se c'è un passaggio verso la sala interna fattibile. Ok, alle spalle della fortezza... Ok, trovi un'altra feritoia dove poter entrare come ragno e effettivamente sei nella sala interna, ok? Vedi una sala abbastanza grande, rotonda, come se fosse una specie di chiesa, ok? E in pratica però la sala è vuota, cioè nel senso che c'è questa chiesa, questa specie di cattedrale, insomma, e c'ha delle altre scale che portano ai piani inferiori e piani superiori, però l'interno di questa sala è vuota. È vuoto. Ma sento il rumore della porta che stanno per sfondare, quei tizi. Senti in continuazione, tum. Quindi in realtà è vuota questo posto. Ma quindi scusami, lui sta oltre... Sì, sto dall'altra parte. È entrato dalla parte posteriore dove... Okay. E non ha visto nessuno. C'è una stanza vuota questa. E c'è una stanza vuota. Ti ripeto però, ci sono aree sì, che salgono, che scendono. Provo a... C'è un altro po' di tempo, provo a velocemente a salire, a esplorare, però voglio capire se ci sono altri rumori che mi possono indicare che strada fare oltre a questo tum tum tum. Ok, quindi praticamente vuoi andare verso, diciamo, le scale che salgono o verso quelle che scendono? Verso al momento quelle che salgono, però vorrei anche capire se capto qualche suono di voci umane o per vedere se è la strada giusta o sto per tempo. Ok, allora, quando arrivi presso le scale, insomma, sali al piano superiore della fortezza. Al piano superiore, uno spazio molto più piccolo, senti delle persone parlare, però sono in lontananza e non le riesci ad individuare, cioè senti solo delle voci. Mi avvicino alle voci stando sulla parete, però non a terra. Ok, in pratica le voci provengono dall'interno di una porta chiusa. Vabbè, penso che riesco a passare da qualche intercapedine. Immagino. Sì, se vuoi passare. Sì. Ok. All'interno ci sono due persone che sono praticamente vestiti come gli Hellriders, che stanno parlando e stanno dicendo le difese fra poco cadranno. Non so cosa hanno in testa questi qua, ma io lo so che ne va del mio onore, ma a questo punto io me la darei a gambe. E non dicono altro. Diciamo che sono due di loro e li vedi molto spaventati. L'altro è molto più spaventato di questo che stava parlando, certo. E scuote la testa, però non dice altro. Non dice altro.
Vabbè, velocemente vado anche giù per vedere se effettivamente si trova questo. Quindi esco dalla stanza, riscendo e scendo giù, le scale che portano giù. Ok. Magari allora, quando... per Tuggio. Poi, Cocchetta, ciao, ben arrivata. Ciao, Cocchetta. Ciao. Allora, quando scendi nella parte inferiore, vedi che è molto più complessa come zona, è quasi un labirinto, è molto molto grande. Dove sei tu ora non ci sono rumori. Non ci sono rumori. Prova ad avanzare un pochino. Ma è molto buio o c'è qualche luce? Ah, boh, tu hai scuro di visione. No. Vabbè, da ragno sì, però no, di tanto in tanto c'è qualche torcia, quindi non è completamente buio. Però forse da quello che vedi, perché ci sono dei, come se fossero delle tombe, dei cadaveri, insomma, forse sono delle catacombe sotterranee. Quindi forse effettivamente c'è qualche passaggio sotterraneo. E continuo a esplorare, anche perché se vedo che la situazione è brutta, poi me ne scappo, li avviso e cercheremo un altro posto. Continuo a esplorare. Vuoi esplorare tutta la zona? No, tutta no, vado un po' più avanti e vedo se c'è qualche passaggio, qualcosa che riporta in superficie, qualche corridoio strano. Però okay. Tipo, cioè, vado avanti 10 minuti a stento, poi metto indietro, perché non è che posso stare tutta la vita a esplorare. Okay. Allora, riesci a girare un paio di stanze che, ripeto, sono molto molto grandi, e in pratica vedi che una di queste camere è una stanza ovale, ok? Dove al centro c'è un grande tavolo e forse questa stanza veniva utilizzata per fare degli incontri, perché sul tavolo ci sono parecchi fogli. Ok, riesco a leggere qualcosa di quei fogli? Più che altro sono dei disegni dove sono abbozzate delle mappe, e ti sembrano proprio le mappe della cattedrale superiore. E non c'è nulla di particolare a parte questo? No, sul tavolo no. Va bene. Ci sono delle frecce, delle X, però non riesci a capire. Ok, allora vabbè, me ne torno indietro. Gli unici che avranno informazioni sono quei due sopra. Però mentre torno mi chiedo come posso comunicare con loro due. E a questo punto esco proprio fuori e rivado vicino alla corda, così almeno parliamo di quello che ho visto. Ok, ritorni normale? Vicino alla corda, a questo punto no, me la scalo anche e vado vicino a loro e torno normale. Ok, perfetto. All'improvviso vedete... Non vedete un ragno che praticamente si sta arrampicando, perché state per fatti vostri, però all'improvviso compare Dex. Ragazzi, scusate, ho girato un po' con la struttura. Allora, che cosa hai visto? Allora, sono entrato prima da una torre, in una torre. Ci sono dei... Facciamo giusto master. Che ho visto anche i cultisti, no? Perché da ragno mi sono messo a girare. Ci sono delle persone, sembrano... Ricordate quei cultisti di Tiamat? Sembrano loro, non sono sicuro che lo siano, sono abbigliati allo stesso modo. Erano spaventati? No, erano spaventati. Hanno le maschere. Sì, sì, hanno le maschere, non si... però non sembravano preoccupati, no? Che si muovevano, questo intendo, li ho visti. No, stavano parlando tra di loro. Parlando tra di loro, però non mi sono avvicinato più di tanto, perché noi cercavamo altre persone. Potrebbero essere quei diavoli. Anche. Comunque erano, e indico il punto dove si trovavano. Okay. È stato qui. Okay. Poi sono riuscito a entrare nell'edificio principale. Ho superato la zona che ci ha detto Uraki di fortificazione, che stanno provando a sfondare. C'erano delle scale, alcune portavano al piano superiore, c'erano due persone che si lamentavano della situazione e probabilmente diserteranno a breve, perché sono molto spaventati. E poi c'è tutta una serie lunghissima di cunicoli sotterranei. Quindi c'è una via di fuga, per forza. Probabilmente sì. E...
con delle mappe, qualcosa, non mi sono addentrato anche perché ero anche preoccupato per voi e ho preferito tornare indietro a un certo punto. E, però sembrava abbandonato, è molto lungo come percorso, non sono riuscito a esplorarlo tutto, sinceramente. Quindi tutta la resistenza di cui ci hanno parlato probabilmente o è caduta, vabbè, o se la sono data tutti a gambe. Quindi devono essere... Probabilmente c'è qualche percorso sotterraneo, sembravano delle catacombe. Ci sarà tutta una infatti serie mi di... Infatti mi rivolgo ora che gli dico, nella tua esplorazione non hai visto cadaveri umani, di guardie, insomma. No, no, io non ho visto nulla. Quello che sì, ho visto io... Devono essere scappati per forza. Sì, per forza, ma dove? Dobbiamo raggiungerli. Non ho idea, sinceramente. Ci sarà qualche strada sicuramente... No, scusatemi, ma possiamo entrare da qui, scendere giù nelle catacombe e seguire le catacombe. Ci sono delle mappe, possiamo prenderle. Siamo vicini. Se non c'è una via di fuga... Sono entrato... Se non c'è una via di fuga, vi mandiamo incastrati... E cosa vuoi fare? Vuoi restare qui, Diana? Sapevamo che era una missione suicida. Più che altro quello che mi preoccupa è come arrivare nell'edificio principale, perché c'è solo quell'entrata dal tetto, che vediamo anche da qui, e io sono entrato dalle feritoie. Cioè, hai ragione, Dex. Almeno io non ho trovato delle strade facilmente percorribili, poi sarò stato... Comunque, mentre parlate... Sì. Sentite un rumore di un corno. E vedete che dall'alto tutte le creature che erano all'interno della fortificazione, che cercavano di sfondare la porta, si riversano nel cortile e entrano nelle case che erano abbandonate, fino a scomparire quasi del tutto dal cortile. Si sono ritirati. Il vociare adesso. Ma nelle case quali case, Armando? Scusami. Nel cortile c'erano delle casupole che erano semidistrutte qua e là, intorno alla fortificazione centrale. Ok, ok. E in pratica questi qua sono usciti dalla fortificazione e si sono addentrati a gruppetti nelle varie case. E adesso il vociare che viene dal cortile, quindi che potete sentire anche voi, diventa un mormorio continuo al di sotto di voi. Master, capisco da dove viene questo corno, la direzione. Io volevo chiederti lo stesso. Dall'interno della fortificazione. Ok. All'interno? Dico, forse... Io dico proprio così, viene dall'interno. Che cazzo succede? Non ne ho la più pallida idea. Aspettiamo qui? Che dite? Master, ho una domanda. Quando è suonato il corno? E queste figure sono uscite? Sono uscite di corsa? Sono uscite piano? No, tranquille. Sono uscite tranquille e sono andate praticamente quasi subito a gruppetti sparpagliati in queste case. Si sono nascosti, quindi. Sono ritirati. Io non ne capisco nulla di queste cose, ma probabilmente è una trappola, non saprei. Io dal punto di vista militare, Armand, in base ai miei studi, posso immaginare cosa forse potrebbero star facendo, perché, come dice Uraki, sono certo tattiche militari, o non ne ho la più pallida idea? Certo. Tu, dato che conosci bene il campo di battaglia, sì, sai che un assedio può durare anche giorni. Giorni, anni. Quindi probabilmente è finito questo attacco, insomma. Per oggi, ok. Per oggi. Allora ve lo dico. L'unica cosa che mi viene in mente è che, come ci ha detto tra l'altro Annika, la battaglia, l'assedio, va avanti da giorni. Ovviamente... È impossibile che vada avanti costantemente imperterrito. Credo che abbiano interrotto per oggi il tentativo di conquista. C'è del tempo se vogliamo provare a esplorare le catacombe. Se troviamo un modo di arrivare... Dovremmo trovare l'entrata. Buba! Buba non si vede ancora. Niente.
Non si vede ancora. Master, ma come magia del famamiglio posso chiedere di ritornare da me? Però senza... Lo puoi ricastare. Ma lui poi conosce quello che ha visto? Sì. Allora dico, ok, lo richiamo, vedi che mi concentro e richiamo Buba, che ricompare un'altra volta però sotto forma di uccello, di corvo questa volta. Okay. Cioè, dimmi Buba, quindi dimmi. Vedete che all'improvviso, dal nulla, vicino a voi, compare Buba. Questi sono apparizioni alla David Copperfield in modo costante, questi tre. E in pratica ti dice che ha esplorato tutta la zona tra la fortificazione, sia, diciamo, ora chiamiamola cattedrale, perché ormai okay. avete capito che è una cattedrale, ok? Okay. Via, ti ha detto che al piano superiore ci sono dei superstiti, ma sono pochi. La maggior parte dei superstiti li ha visti nelle catacombe, rinchiusi in una sala più interna. E sono nelle catacombe. C'è una persona che si chiama Ravengard. Perché l'ho sentito che lo chiamavano Ravengard, signor Ravengard. Riferisco tutto questo agli altri. E dico, quindi dobbiamo entrare. Dobbiamo arrivare lì su. No, dobbiamo farci calare una corda da loro. L'unico modo che abbiamo per salire è scalare il muro. Di conseguenza dall'alto ci deve essere calata una corda. Non ho altre alternative per me. Non so se voi con le vostre doti magiche che, siete in grado, ma io... Master, dalla base dove uno atterra, l'altezza dell'edificio per entrare dal soffitto, quanti metri è? Allora, tu stai parlando per esempio dal piano superiore per calare una corda? Sì, da dove c'è il buco nel soffitto per poter entrare. Okay. Se io... Una corda ce la fa fa abbondantemente, okay. A essere calata, insomma, come lunghezza. Va bene. Allora dico, ragazzi, se mi date un po' di riposo, mi basta poco, posso portarmi qualche corda? E a questo punto mi ritrasformo, scendo, risalgo e vi calo io la corda dall'alto dell'edificio. Visto che siamo sicuri che possiamo entrare senza grosse difficoltà, potremmo fare così. Se non avete altre idee, io non sarei in grado di arrivare sul tetto. Questo è quanto. Anch'io. Va bene, questa cosa mi fa molta paura. Potremmo agevolare la scalata facendo dei nodi mentre mi riposo, dei nodi alla corda, così è un po' più facile da scalare, ci sono più appigli. Può essere, va bene. Io okay. Mi guardo attorno, credo che, dimmi te Armando, dietro abbiamo delle case, no? Dietro di voi sì, ci sono delle case. Cioè, io allora dico, entriamo. Andiamo a riposarci allora. Sì, a me basta una cosa brevissima, giusto per riprendere la concentrazione e la forma animale. E quindi niente, direi che ci dirigiamo verso una di qualsiasi delle case, quella messa meglio, che ci sembra un po' più ospitale. Ok, in pratica da lì sono veramente 2 minuti a piedi, riuscite a vedere una casa che è in buone condizioni e soprattutto... A prima vista è vuota. E faccio Divine Sense allora. Ok. Allora, effettivamente nell'arco di 60 piedi da te... No, di più, aspetta. Divine Sense è a... No, hai ragione, scusa, 60 feet. Non percepisci nulla di strano, quindi non morto, celestiale, quello che percepisci. La casa è sicura, almeno questa. Va bene, facciamo un riposino. Mi ricarico un attimo e procediamo col piano. Vuoi quindi... mangiare anche qualcosa? No, vabbè, mi basta poco. Comunque, off volata, a me serve giusto il riposo breve per recuperare le forme animali, giusto per capirci come tempo di riposo, quindi è una... Quando è il riposo breve? Una mezz'oretta, mi pare? Un'ora. Un'ora? Cioè, non so, mi sembra un'ora. Allora, il riposo breve dipende dai... diciamo da quello che vuoi fare tu, cioè nel senso che recuperare le forme animali. Esatto. Sia puoi recuperare forme animali, sia tirare i dadi vita fino al massimale,
per poter recuperare, diciamo, gli HP, insomma. Sì, sì, questo. Però in genere può durare tra 1 e 4 ore. Okay. No, vabbè, facciamo un'ora, giusto, recupero un dado vita se riesco e le forme animali e basta, non vorrei perdere troppo tempo. Ok, quindi se vuoi tirare il dado vita, vediamo quanto recupero. Allora, tiro un di 12. 7. Ok, quindi tu ti curi di 7, gli altri volete fare qualcosa? No, perché io con un riposo breve mi faccio una mazza. No, io con un'ora metto accanto a Diana, le dico, ma io non ho mai scalato, Diana. No, nel caso che impari. ovviamente mentre ci riposiamo facciamo questi famosi nodi alla corda, ovviamente, così, sì, da io dico lato magico, Armando, io non ho cose da migliorare, ma neanche io ho slot particolari in questo senso. Va bene. Allora, come Diana chiacchierò io con Uraki e divento Nor male, non sono invisibile più. Okay. Grazie, scusami, mi ero abituato. Comunque è il caso che ti fai coraggio, perché io ho già l'armatura da portare ed è abbastanza pesante. E te sei piccolino e dovresti comunque riuscire ad arrangiarti. Sì, ma io sono vecchio, vado come dici io. Sempre. Ho capito. Ok, allora, vecchio. Quindi, ricapitolando, avete fatto questo riposo breve. Sì. Ok? Sì. Avete annodato la corda in modo che sia più facile da scalare. Sì. Ok? Quindi mettetela legate alla che cosa, che succede? Perché Francesco ha un buon e brutto rapporto con le corde. Sì, abbastanza. Comunque, vi mettete alla corda lì e se scendete mi fate un tiro di atletica. Io faccio, ma perché per cavolo mai su? Vabbè, io sinceramente mi trasformo in ragno e mi porto una bella corda lunga, scendo, risalgo dall'altra parte dell'edificio dove sono sicuro che c'è il punto di passaggio che mi porti all'interno. Come ragno non riesci a portarti una corda? No. Penso sì, perché prima. Se sta nel mio equipaggiamento, il mio equipaggiamento viene con me. Esatto. Dai, scherzo. Quindi me la sono presa. No, veramente, il druido trasforma sì. Tutto. Sì. Certo. Io mi porto l'equipaggiamento. Perché insulsa sta roba, senza logica. Ok, ok. Bene, è una magia, in me c'è una logica. Ok, Diana scendi senza problemi. Uraghi, aspettiamo Uraghi, solo ci te. Sono io. È un lenzuolo. Una prova di atletica, giusto? Mo fa uno. Ragazzi, mo fa uno. Tanto meno uno. Beh, 20 metri. 12. Ah, ok. Con meno 2. Con meno 2. Io con meno 1 faccio meno 1. Lui può fare 12. Ok, fortunatamente la corda è annodata e quindi è molto più facile che tu scendi, e quindi scendi senza problemi. Quindi siete lì. Ce l'hai fatta, bravo. E ti do una pacca sulla spalla, anche se sei un vecchio me ne sbatto. Piano. E alzo lo sguardo per vedere se c'è qualcosa. Piano. Io, Master, penso sono risalito nel frattempo. Vedo qualche appiglio, qualcosa per legare la corda. Allora, l'unica dentro sicuramente ci sono, mm-hmm. Ok? Quindi la puoi legare a delle colonne che stanno all'interno, sì. Cose del genere. Però l'unico problema è che la corda in pratica fa dalla feritoia, la lanci oltre, diciamo, il muretto dove c'era la fessura, sì. E rimane appesa dall'altro lato. Quindi la prima cosa da fare è scalare quel muretto. E poi dopo scalare fino alla feritoia superiore. Ok, ok. E poi rilanciarla per la seconda persona, ok? Ok. Perché tu dovete immaginare che il muretto sta qua, la fortificazione sta qua. Quindi c'è uno spazio fra i due, non sono attaccati. Sì. Quindi tu con la corda butti sopra il muretto in modo che riescano a scalare anche il muretto. Certo. Vabbè, sì. Riesco, faccio tutto sotto forma umana. In che senso? Non ho capito. Tu sei già sopra come... Sì, ragno. Sì. Per legare la corda devo diventare essere umano, no? Sì, 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 certo, ovvio. Un sì. Po' difficile che lo faccia. Quindi faccio tutte queste operazioni che hai descritto. Ok, perfetto. Quindi tu ritorni umano, leghi la corda intorno alla prima colonna vicina. Dato che è molto lunga la corda, riesci anche a buttarla oltre il muretto, in modo che riescano a scalare il muretto. Sì.
Ok, quindi ti, fanno, ti faccio dici... senno di ok quando, quando la vedo calare. Non voglio urlare perché non voglio far capire che esatto. Sono quindi io comunque alzo gli il do una mano, cioè seguo la corda e mi affaccio per dire di venire e okay. Tiro anche io, così do una mano nel caso esatto. Succede qualcosa. Però mi... ovviamente per ogni muretto, cioè prima muretto e poi torre, sì. Mi fate una prova per di scalare. Ok, io ti dico Uraki, digli comunque di avvisare che stiamo arrivando, che non pensano che siamo intrusi o invasori. Dex, nel caso se dici... aspetta. Dex, nel caso ci sia qualcuno, digli che non siamo invasori, mi raccomando. Sicuramente, però vorrei aiutarvi tenendo la corda, poi pensiamo agli altri. Ragazzi, l'unica cosa, messaggi più... brevi. Siamo un po' al limite. Sì. Diana, messaggi brevi, non sono discorsi. Diana, vado io per primo. Ci provo, eh? Oh. Hai lanciato tu? Ma sì. Che sì. Ma sei per primo, ma che vuoi? Che Diana, c'è? Io per primo. Diana, tu senza problemi ti arrampichi sul primo muretto, ok, che è più o meno sui 5 metri. E ce la fai abbondantemente ad andare dall'altro io lato. Io dal muretto mi affaccio, faccio dai, vieni, dai. E gli allungo già la mano. Ok. Quindi ti stanno facilitando tantissimo le prove, forza. Sei. Ok. Che bidone. Dato che Diana la immagino accovacciata che ti tende la mano, sei sì. Arrampicato su una corda annodata... ce la fai per il primo muretto, ce la fai, ma fai Misty Step, non ce l'ho, l'unico mago senza Misty Step, ragazzi. Mamma okay. Sei ce la fai, siete sopra il muretto, quindi potete o saltare dall'altro lato o scendere come volete voi, insomma. Io comunque in qualche modo provo ad aiutarli dall'altro lato del muretto. Cazzo, anche alto. Posso aiutare, avanti, cosa vuoi che facciamo? Io sono impietrito, c'ho gli occhi... Non lo so. Uraki? Non lo so. Devo fumare. Ma come devi fumare, Uraki? Io mi prendo la pipa, gliela sto per buttare... Come no, fermo! Fermo, esatto. Cazzo! Aspetta, ferma. Fammela mettere a posto. Fermo. Ok. Voi... Ok, dai. Ci sono io. Ci provo, però... dai. Ci provo. Tiro su atletica. Buono, allora di zero! Come zero? Lo è caduto nel fuoco! Zero! Lo sapevo! Ci facevo zero! Zero! Da la mia ispirazione a Uraki. Grande! Sì. Grande! Grande, okay. Grande! Ma fa di nuovo zero, se fa 0-0 è morto Uraki. Ma su cosa devo tirare? Su atletica. Guarda, un'ispirazione in tutta la campagna. 13. L'ho dovuta giocare per 13. Uraki. 13. Okay. Quindi scendi dal muretto con l'aiuto di Diana che ti accompagna, per si passa, cose così. Mano per mano. Ce la fai, ok? Diana, tu tirami... sull'atletica per scendere, giusto per vedere se è in jumping. Ho tirato 16. 16 ha tirato. Ah, scusa, non avevo visto. Ok, anche tu scendi senza problemi. Ora resta da scalare la torre. Sei pronto? Cioè, fino all'altezza feritoia. Guarda che qua, però, è alto, eh. Quindi se cadete vi fate male. Non so 5 metri, vi fate male. Sei pronto? Questa sarà dura, eh. C'è... allora io parlo con il ragazzone. Ragazzone, ma qualcosa per aiutarci? Più di tendere la corda e provare a tirarlo su non posso. Allora, cioè, allora vedete che sto provando anche a gli dico, agevolarlo. Gli dico io, facciamo così. Prendo la corda e te la leggo, Uraki. Ti faccio una bella imbragatura. Ah. Digli di issarti. Master, penso che lo vedo che lo hanno legato. Sì, lo vedo. Allora lo vedo. Me lo carico. Okay, fammi una prova di forza per piacere. Mo cade anche. Pensa se uccidi anche Uraki. Bellissimo. Vi faccio fuori tutti a questo giro. Forza, ho fatto atletica, scusami, se vuoi tiro forza. Fammi vedere. No, sì, sei competente, quindi no. Fammi forza.
dove sono competente, tra l'altro, quindi è lo forza stesso normale. Ah, okay. Oh, scusami ti lo salvevo. Wow, Davide, ragazzi, 22, sì, cazzo! Vai, senza niente, 22, mamma mia, ti fai proprio i bicipitoni. Così. Con un po' di difficoltà, anche se pesa poco, tra l'altro peserai 20 kg tiri sopra. E Uraki viene caricato tipo pesce abboccato. Sacco di merda. Sacco di pesce abboccato, sacco di merda. Però fortunatamente... Questo sarà Uraki il titolo di sopra. Questa cosa, sacco di merda. Fissato come un sacco di merda. Così nessuno capisce. Allora dico, dai Uraki, recuperiamo anche Diana e andiamo avanti. Slego Uraki e butto la corda. Guardo giù così. Tipo, non guardare, non guardare. Cazzo, siamo troppo in alto. Io faccio un respirone e parto. Siamo troppo in alto. Ok. Siamo anche tu ce la fai. Siamo troppo ti metti in alto. Con i piedi sul muro, ti reggi bene, ti leghi alla vita la corda e mano a mano sali e ci arrivi senza problemi. È stata tosta. Ragazzi, siete arrivati al secondo piano della cattedrale e qui ci fermiamo. Mamma mia, che ansia. Mamma mia, che ansia. Che fatica, boys, minchia. Mamma mia. Per poi magari crepare perché siamo chiusi in un tappo, in un cono di bottiglia e non abbiamo modo di fuggire. E vabbè, moriremo da eroi. Allora, vedetevi la scena di cosa state facendo. Cattedrale, primo piano. Loro vogliono entrare. Superstiti piano terra, sotto. Per dirci. Sì, piano terra, insomma. Superstiti sotto nelle catacombe e voi due stronzi sopra. Con due stronzi che con due stronzi sopra, ok. Questa è la situazione. Ok, ci siamo. Vabbè, che però sappiamo che all'interno io ho visto che c'è un modo per scendere nelle catacombe. Sì, quindi... sì. Però è nello stesso posto in cui stanno cercando di entrare. Quindi lo so, però al momento domanda... non c'è nessuno. La mia domanda sarà: riuscite a scendere prima voi? Vuole entrare prima loro? Io divento invisibile. Lo scopriremo solo vivendo. Ho fatto pausa, io credo partano dopo 8 ore. Io credo che non ci abbiamo messo 8 ore per scalare 20 metri. No. Allora, dalla pausa, ok, sono passato 1 ora e mezza. Dai, cazzo, se in 6 ore non siamo in grado di fare un piano, è dura. Okay. Va bene, ragazzi. Con questa quindi abbiamo finito. E... ovviamente ringrazio tutti per essere stati con noi. Voglio ricordare l'appuntamento di sabato alla biblioteca di Casoria, dove potete giocare con noi in una one shot. L'appuntamento di venerdì 16, dove siamo noi a giocare e voi decidete le sorti della storia influenzandola. E quindi vi lascio a settimana prossima, dove ci saranno ancora una volta. Ah no, settimana prossima forse noi di Averno non ci saremo, giusto? Forse sì. Io non riesco ad esserci, esatto. Poi vedete forse, se voi riuscite. Forse non ci saremo, però quindi vi lascio ai sentieri di Bruma con Nico. Quindi buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao. Buonanotte.